Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno di Pentecoste, in cui il Padre è fuso sugli Apostoli, i doni del Paraclito, invochiamo su quest'acqua la presenza dello Spirito Creatore, perché si ravvivi in noi la grazia dei sacramenti pasquali che abbiamo ricevuto in dono. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora mirabile, più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno nella tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua della roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nella lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo. E donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai conflitti della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Señore, anima mia, sei
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. No one can say, Jesus is Lord, unless he is under the influence of the Holy Spirit. There is a variety of gifts, but always the same Spirit. There are sorts of service to be done, but always the same Lord, working in all sorts of different ways, in different people. It is the same God who is working in all of them. The particular way in which the Spirit is given to each person is for a good purpose. Just as a human body, though it is made up of many parts, it is a single unit, because all these parts, though many, make one body. So it is with Christ. In the same one Spirit, we are all baptized, Jews as well as Greeks, slaves as well as service citizens, and one Spirit was given to us all to drink. Thank you.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Verbum Domini. La parola di Dio oggi ci mostra lo Spirito Santo in azione. Lo vediamo agire in tre momenti: nel mondo che ha creato, nella Chiesa e nei nostri cuori. Anzitutto nel mondo che ha creato, nella creazione. Fin dall'inizio lo Spirito Santo è all'opera. Mandi il tuo Spirito, sono creati. Abbiamo pregato con il Salmo. Egli infatti è Creator Spiritus, lo Spirito Creatore. Così la Chiesa lo invoca da secoli. Ma possiamo chiederci che cosa fa lo Spirito nella creazione del mondo? Se tutto origina dal Padre, se tutto è creato per mezzo del Figlio, qual è il ruolo specifico dello Spirito? Un grande padre della Chiesa, San Basilio, ha scritto: se provi a sottrarre lo Spirito alla creazione, tutte le cose si mescolano e la loro vita appare senza legge e senza ordine. Ecco il ruolo dello Spirito: è colui che al principio e in ogni tempo fa passare la realtà creante dal disordine all'ordine, dalla dispersione alla coesione, dalla confusione all'armonia. Questo modo di agire lo vedremo sempre nella vita della Chiesa. Egli dà al mondo, in una parola, armonia. Così dirige il corso dei tempi, rinnova la faccia della terra. Rinnova la terra, ma attenzione, non cambiando la realtà, bensì armonizzandola. Questo è il suo stile, perché egli è in se stesso
harmonia. Ipse harmonia est, diceva un padre della Chiesa. Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione, siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegati tra di noi, anestetizzati dall'indifferenza e oppressi dalla solitudine. Tante guerre, pensiamo alle guerre, tanti conflitti. Sembra incredibile il male che l'uomo può compiere, ma in realtà alimentare le nostre ostilità c'è lo spirito della divisione, il diavolo, il cui nome significa proprio divisore. Sì, a precedere e ad eccedere il nostro male, la nostra disgregazione, c'è lo spirito maligno che seduce tutta la terra. Egli gode degli antagonismi, delle ingiustizie, delle calunnie, è la sua gioia, E di fronte al male della discordia, i nostri sforzi per costruire l'armonia non bastano. Ecco allora che il Signore, al culmine della sua Pasqua, al culmine della salvezza, riversa sul mondo creato il suo spirito buono, lo spirito santo, che si oppone allo spirito divisore, perché lui è armonia, spirito di unità che porta la pace. Invochiamolo ogni giorno sul nostro mondo, sulla nostra vita e davanti a ogni tipo di divisione. Oltre che nella creazione, lo vediamo all'opera nella Chiesa, a partire dal giorno di Pentecoste. Notiamo però che lo Spirito non dà inizio alla Chiesa impartendo istruzioni e norme alla comunità, ma scendendo su ciascun apostolo. Ognuno riceve grazie particolari e carisma differenti. Tutta questa pluralità di doni diversi potrebbe generare confusione, ma lo Spirito, come nella creazione, proprio a partire della pluralità, ama creare armonia. La sua armonia non è un ordine imposto e omologato, no. Nella Chiesa c'è un ordine organizzato secondo la diversità dei doni dello Spirito. A Pentecoste, infatti, lo Spirito Santo scende in tante lingue di fuoco, dà a ciascuno capacità di parlare altre lingue e di sentire la propria lingua parlata dagli altri. Dunque, non crea una lingua uguale per tutti, non cancella le differenze, le culture, ma armonizza tutto senza omologare, senza uniformare. E questo ci deve far pensare in questo momento dove la tentazione dell'indietrismo cerca di omologare tutto in discipline soltanto di apparenza, senza sostanza. Restiamo su questo aspetto, sullo spirito che non comincia da un progetto strutturato, come faremmo noi, che spesso poi ci disperdiamo nei nostri programmi. No, lui inizia allargando doni gratuiti e sovrabbondanti. Infatti a Pentecoste, sottolinea il testo, tutti furono colmati da Spirito Santo. Tutti colmati. Così comincia la vita della Chiesa. Non da un piano preciso, articolato, ma dallo sperimentare il medesimo amore di Dio. Lo Spirito crea armonia così. Ci invita a provare stupore per il suo amore e per i suoi doni presenti negli altri. Come ci ha detto San Paolo, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo. Vedere ogni fratello e sorella nella fede come parte dello stesso corpo a cui appartengo, questo è lo sguardo armonioso dello Spirito. Questo è il cammino che ci indica. E il sinodo in corso è e deve essere un cammino secondo lo Spirito.
non un Parlamento per reclamare diritti e bisogni secondo l'agenda del mondo, non l'occasione per andare dove porta il vento, ma l'opportunità per essere docili al soffio dello Spirito. Perché nel mare della storia la Chiesa naviga solo con Lui, che è l'anima della Chiesa, il cuore della sinodalità, il motore dell'evangelizzazione. Senza di Lui la Chiesa è inerte, la fede è solo una dottrina, la morale è solo un dovere, la pastorale è solo un lavoro. E tante volte sentiamo tanti cosiddetti pensatori, teologi, che ci danno dottrine fredde, sembrano matematiche, perché manca lo Spirito dentro. Con Lui invece la fede è vita, l'amore del Signore ci conquista e la speranza rinasce. Rimettiamo lo Spirito Santo al centro della Chiesa, altrimenti il nostro cuore non sarà bruciato dall'amore per Gesù, ma per noi stessi. Mettiamo lo Spirito al principio e al cuore dei lavori sinodali, perché di Lui soprattutto ha bisogno la Chiesa. Diciamogli dunque ogni giorno, vieni, vieni. E camminiamo insieme perché lo Spirito, come a Pentecoste, ama discendere mentre tutti si trovano insieme. Sì, per mostrarsi al mondo. E per mostrarsi al mondo Egli ha scelto il momento ed il luogo in cui tutti stavano insieme. Il popolo di Dio, per essere ricolmo dello Spirito, deve dunque camminare insieme. Fare sinodo. Così si rinnova l'armonia nella Chiesa, camminando insieme con lo Spirito al centro. Fratelli e sorelle, costruiamo armonia nella Chiesa. Infine, lo Spirito fa armonia nei nostri cuori. Lo vediamo nel Vangelo, dove Gesù, la sera della Pasqua, soffia sui discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. Lo dona per uno scopo preciso, per perdonare i peccati, cioè per riconciliare le anime, per armonizzare i cuori lacerati dal male, frantumati dalle ferite, disgregati dai sensi di colpa. Solo lo Spirito rimette armonia nel cuore, perché è colui che crea la intimità con Dio. Se vogliamo armonia, cerchiamo Lui. Noi, dei riempitivi mondani, invochiamo lo Spirito Santo ogni giorno. Iniziamo la giornata pregandolo, diventiamo docili a Lui. E oggi, nella sua festa, chiediamoci: io sono docile all'armonia dello Spirito? Oppure perseguo i miei progetti, le mie idee, senza lasciarmi plasmare, senza farmi cambiare da Lui? Il mio modo di vivere la fede è docile allo Spirito o è testardo? Testardo alle lettere, testardo alle cosiddette dottrine, che soltanto sono espressioni fredde di una vita. Sono frettoloso nel giudicare, punto il dito e sbatto porte in faccia agli altri, ritenendomi vittima di tutti e di tutte, oppure accolgo la sua potenza creatrice armoniosa, accolgo la grazia dell'insieme che Egli ispira, il suo perdono che dà pace, e a mia volta perdono. Il perdono è fare spazio a che venga lo Spirito. Promuovo riconciliazione, creo comunione. O sempre sto cercando, ficcando il naso, dove ci sono difficoltà per sparlare, per dividere, per distruggere. Perdono, promuovo riconciliazione, creo comunione.
Se il mondo è diviso, se la Chiesa si polarizza, se il cuore si frammenta, non perdiamo tempo a criticare gli altri e a arrabbiarci con noi stessi. Ma invochiamo lo Spirito. Lui è capace di risolvere queste cose. Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, sorgente inesauribile di armonia, ti affidiamo il mondo, ti consacriamo la Chiesa e i nostri cuori. Vieni, Spirito Creatore, armonia dell'umanità, rinnova la faccia della terra. Viene, dono dei doni, armonia della Chiesa, rendici uniti a te. Viene, Spirito del perdono, armonia del cuore, trasformaci come tu sai, per mezzo di Maria.
Fratelli e sorelle carissimi, giunti al culmine delle feste pasquali, invochiamo da Dio Padre il dono dello Spirito Santo sulla Chiesa e sul mondo intero. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. E Baba, utujalie roho wa umoja na amani katika kanisa lako, katika ulimwengu uliojeruhiwa na majeraha, migogoro na vita. Iangazwe ile sakramenti ya utakatifu na muungano, na watu wote wafikie ufalme wako wa haki, wa upendo na amani. Oremus pro sumo pontifice, episcopis et evangelii preconibus. Soutiens, Seigneur, dans leur ministère, le pape François et tous les pasteurs. Que la grâce qui découle de la célébration des sacrements allume en eux le feu de l'Esprit que tu as répandu de façon merveilleuse sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Oremus pro confirmandis. 全能的天主，求你配降你的刚毅之神，在那些领受坚贞圣事的人身上，求你使他们越来越效似基督，喜乐地承担起在他的教会内服事他的使命，为福音做见证，特别是在穷人和社会边缘人中间做见证。 Oremus pro membris consociationum fidelium et motum ecclesialium. Entzünde, o Schöpfer, mit dem Feuer des Geistes die Herzen der Mitglieder der kirchlichen Vereine und Bewegungen. Lass sie, die Charismen, die der Heilige Geist in ihnen weckt, zum Wohle der Kirche und der Welt zur Entfaltung bringen. Oremus pro isquindeum non credunt. Oświeć, Panie, swoim duchem serca tych, którzy nie wierzą w Ciebie. Niech dostrzegą w swojej historii znaki Twojej dobroci i zachęceni naszym świadectwem, niech rozpoznają Ciebie jako jedynego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Dominum Padre, rinnova nella tua Chiesa il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme nel proclamare e testimoniare al mondo il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, qui es in cielis, santificetur nomen tuum.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Amen.
Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Signore risorto, vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. Amen. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.